altro portavoce alla Camera dei Deputati per la Commissione Affari Sociali. E noi abbiamo detto tantissime cose oggi, abbiamo riempito di contenuti questa piazza, però il Movimento 5 Stelle è un movimento che chiede partecipazione, si confronta e siccome non ha clientele ma ha delle idee che a volte non sono del tutto mature, non sono del tutto pronte, il nostro programma non copre tutto e allora io non voglio chiedere a noi del Movimento 5 Stelle qui, ma vorrei chiedere a qualcun altro, un cittadino che magari è indeciso o che non ci vota, se per favore adesso che verranno a parlare delle altre persone, se possono pensare a una domanda. Io per esempio mi occupo di gioco d'azzardo, o comunque c'è Dario che si occupa di nuove economie, c'è Silvia Fossi che si occupa di turismo, qui è importante il turismo, abbiamo parlato dell'agricoltura con Giusy Campo. Io vorrei sapere se un cittadino, visto che noi abbiamo un brutto carattere, è vero, ma quando vediamo le persone che sono colluse con degli interessi grossi, che hanno i loro protettori, che hanno la loro protezione politica, se un cittadino qua è libero, ha delle domande libere, io vorrei che venisse qui a fare una domanda, a dire ma perché non vi siete alleati col PD? E io poi gli rispondo un attimo del fatto che lui non sapeva, ma neanche io sapeva che c'era Genovese con 20.000 preferenze a Messina e c'ha 52 capi di imputazione tra cui associazione a delinquere e hanno fatto finta di non vedere tutte le persone che gli hanno seduto intorno per un anno che lo conoscono da 20 anni, ma questo è solo un piccolo esempio. Quindi vorrei chiedere a questo signore o a quest'altro signore o a quest'altro ancora o ai signori che stanno là che ci sentono, se vogliono venire qui a dire a me Beppe Grillo mi fa schifo perché lui è tutto, non vuole solo distruggere, non vuole costruire. Ecco, ci sarà qualcun altro che qui ha tutta l'intenzione di rispondere, anche di chiedere scusa se abbiamo sbagliato, perché quando tu ti trovi di fronte a questa melassa, questa colla, questo miele andato a male, inacidito di interessi, di sorrisi, di lusinghe che vi hanno fatto anche a voi in questo paese, perché ve le hanno fatte anche a voi e voi a volte ci avete pensato, qualche persona purtroppo non si può permettere di dire di no perché ha delle persone da cui dipende, le persone che più fortunate hanno detto vai a fanculo tu e tutte le persone come te. Quindi io non sto dicendo che noi, però è giusto che questo movimento, dal momento che ha capito che il gioco è tra i rappresentanti che stanno lì da 20 anni, li vedete, i pallone, quelli italiani, gli europarlamentari che non sono andati un giorno al mese a fare il loro lavoro, non sanno nemmeno quello che succede là dentro, firmano tutti a occhi chiusi, che vuol dire l'Europa per voi? Ma venite qui a dircelo un attimino, venite a chiedercelo. Qui ci sono delle persone come tutti gli altri che però si sono indignati di più degli altri, quindi se qualcuno vuole venire qui a fare una domanda, io credo che tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle, i candidati sono pronti a dare alcune risposte, non ce l'abbiamo tutte, bisogna farle insieme le cose, grazie.